Diari algarès de tutti i mesi, pensamenti di Franceschi Franco Masia. È migliore un riconoscimento, non rassiviti che u per pietà regalati. Buon dia e bentrovati a voi, Devo del settembre 2021. Saluti tutti gli ascoltatori di Facebook e Catalan TV. Lo santi del dia, San Nicolau de Tolentino, nasce al 1245 a Sant'Angelo, mori al 1305 a Tolentino. Finza dei patiti, i genitori si avviano inculcati lus sentimenti cristiani. Assistiva, salviva la Santa Missa e studiava la cosa sacras. A 18 anni entra in un convento, entra allo Silsi di Sant'Agostino. A Cingoli ve Uldanat, sacerdot, tanti son lo sos miracras. Lo spos de agua de l'Alghè de Michel Chessa a Sagona Palt. Prima de palade spos Siviz, raculdin che all'Alghè esistiva l'acquedotto militare de San Giuria, on sa trubava calche sistenia. Costruiras al secul Sezza, l'upo di Ramadarena, primi, s'attrubava in prassa civica, prassa dell'Alzanal. Demolita al 1800, a proprio era una torre che aveva preso il nome della torre del Po. L'upo del Polciu, al carrer del Polciu, taniva agua buona e era stata demolita al 1915. Al carrer della Posta Veglia, via Arduino, era l'upo del teatro, era situata in un liccio nella parete esterior del teatro. Altro po al carrer de Sdoria, fronte al carrer de Aurora, era ia stava tambeglia in un liccio alla parete esterior dell'Episcopi. L'upo de San Francisco, nera prassetta all'au dell'Igresia. Un altro si trovava nell'interior del convento de San Francisco, tambe un altro. Una donna, cioè Giovanica Mungeta, puava l'agua e feva bibitas a base di succula a ma qualche gotta di anis, che colorava a ma anilina. In prassa del collegio, o prassa San Michele o della Vittoria, un altro era uguale, in aquel di San Francesco. In prassa Solis, in corrispondenza della Zascaras, dell'Istituto Alberghiero, gli era l'upo della Rocca. Nella parete della torre della Spagnola Real, Solis, gli era anche una sistena. Sistena della Rocca, tancara al 1920, ancora voi sapete veura, la veglia entrara, murara. Cognonzi della Sardegna, di Massimo Pitau. Paddeu, pugariva essere una variante del cognome Caddeo, la forma Padeo esastara italianizzare. Los numerus dell'ufficio linguistico di Alghè. Al tempo antichi per imparare los numerus asmignons. Sembrava una candonga che a dias de voi non sapote invece propondra per diversos motivos. Si arriva anche un principio perché fa riferimento a cose o azioni massa agli unti della vita attuale e del punto pedagogico noi in linea con la didattica attuale. Ci sono diverse versioni, una di Pasquale Scano, del libro Alghero la Catalogna di U, U da Scabagliato in Unu, dos Topu e Rumbus, tres Tabacco Cagliares o Pel al Ravis, 4 Lumal de Ragata, 5 Io Caganti Tulinghinti, che va nasci, 6 Lu de Fabris o Tangelman al Passaris, 7 Lu Col Tret, Truncat, 8 Lu Cul Aspurit, 9 Ascurrati del Bou, 10 Barretta d'Ebreu o Gran Calpeu, 11 Pren e Asmulza, 12 a Rafolgia. Utilità del bilinguismo. L'algarès italià
Al contrario del che sapote pensare, il bilinguismo per me non è né difficile né problematico. È destinato e non destinato al fallimento. La ricerca ha dimostrato che il bilinguismo è positivo per la maturazione e il futuro dei mignons. De fatto, educare il bilinguismo dona la possibilità di conoscere meglio le due lingue diverse, tenendo una maggior coscienza di culture differenti, degli altri e delle opinioni degli altri. Festa delle Marie, dei racconti algheresi, seconda parte. Le assunzioni religiose si celebravano anche nell'Igreja della Speranza, di stile romanico, del secolo 7 o 8, e era stata elevata a titolo canonicale al 1526 del bisba Michele Guglielmo Cassador, anche al santuario di Vevey, dove si celebrava la messa per i gitans. Continueremo a parlare. Cistus agaresus de Cirofada, no palius. Era lo cisto de un tal che tariva tanti germans, e tozza ma un cisto differente. El era mesalt, taniva pultamente de signor, parlava lentamente, e era posat e tranquillo. Non era palius, però lo dava a veura. Lo palius. Rangrassen tutti gli ascoltarossi che mi seguono de Facebook e de Catana TV, amus veura. Era una volta.